Sentiamo allora a questo riguardo la commissaria straordinaria del Comune di Augusta, la dottoressa Cocciufa, viceprefetto, che ha dato, diciamo, in qualche modo una sponsorizzazione a questo evento, no? E anche perché c'è la possibilità, se ho capito bene, di avere un rapporto istituzionale comune cammino. Questa è la sigla di questo nuovo, diciamo, se vogliamo chiamarlo ente, adesso associazione di avvocatesse o qualcosa di simile. Allora, intanto riteniamo che sia altremodo positivo il fatto che si costituisca in questo territorio un'associazione di professionisti che ha come obiettivo quello di occuparsi, direi quasi a tempo pieno, di tutela dei minori. E in effetti questa iniziativa ci è sembrata veramente un'occasione da cogliere anche per il Comune. Abbiamo dato non solo molto volentieri l'utilizzo di questo salone bellissimo, ma lo abbiamo fatto anche in un'ottica, come dire, anche di una collaborazione futura, perché il Comune ha bisogno del supporto di tutte quelle componenti positive della società civile. In questo senso abbiamo, come dire, mosso i primi passi, abbiamo parlato già di vedere di avviare un'attività di formazione per il nostro personale, l'associazione si è detta molto disponibile in questo senso, quindi sicuramente si potranno fare anche delle cose insieme. Che tipo di personale? Solidarietà sociale, assistenti sociali, no? Assistenti sociali, l'ufficio solidarietà sociale, che è un ufficio che in questo momento è in una situazione di grande difficoltà. Intanto ha un carico di lavoro notevolissimo. Per via di questi migranti minori, no? Per via di questi minori stranieri non accompagnati. Ma poi non dimentichiamoci che c'è tutto un, come dire, un lavoro che di attenzione, di riguardo e che rientra nelle competenze specifiche dei nostri minori, Di Augusta e dintorno, no, il comune di Augusta, del giusto? Del comune di Augusta. Ecco, allora in cosa consisterebbe questa, cioè le persone che fanno parte della associazione istruirebbero questo personale? Vedremo di raggiungere un accordo su questo, i termini, le modalità, sono cose che verranno, però c'è un'intesa di massima di cui veramente siamo molto, molto contenti.